Qual è il modo migliore per aiutare una persona? Far sì che si aiuti da sola. E allora qual è il modo migliore per far sì che si aiuti da sola? Farle rendere conto che ha le risorse per farlo. Bene, ma allora qual è il modo migliore per farle rendere conto che ha le risorse per farlo? Fargliele dire da sola. Pascal diceva che noi ci convinciamo meglio con le nostre stesse ragioni. Secondo me questo è un principio sacrosanto. In terapia dovremmo spendere meno tempo a cercare di convincere le persone e più tempo a far sì che trovino il loro modo di convincersi, le proprie ragioni per risolvere i loro problemi. E un'ottima tecnica per farlo è la tecnica della scala, di cui avevo già parlato all'interno di un video dove descrivevo tre modi di usare la tecnica della scala. Oggi ne approfondiamo uno in particolare. Ti ricorderai che la tecnica della scala funziona così: chiede a una persona rispetto al suo problema dove si pone su una scala da 0 a 10, dove 10 è quando lavora di sotto e 0 è il fondo più profondo che abbiamo mai toccato. Ora la persona ti dirà: mi trovo a 4, e a questo punto tu puoi approfondire tutte le ragioni che le fanno dire che si trova a 4 e non a meno. Per esempio, arrivo a questa persona che beveva in un modo esagerato e a cui chiesi appunto dove si poneva in questa scala da 0 a 10, dove 10 era quando avrebbe bevuto in una maniera adeguata secondo lei, mentre 0 era il fondo più profondo che avesse mai toccato, e mi disse appunto che si trovava a 4. Allora cominciai a chiederle: cosa ti fa dire a 4 e non a meno? In pratica volevo proprio esplorare tutte le risposte che mi poteva dare alla domanda 4 sì, 3 no, 2 no, 1 no, 0 no. Perché? Perché 4 sì? Cosa ti fa dire 4 e non meno? Questa è una tecnica che viene chiamata strategy question, sono delle domande in realtà chiamate strategy question, che fanno parte della terapia breve centrata sulla soluzione, che è uno dei modelli che insegniamo anche all'interno della nostra scuola e che è molto potente. In pratica quello che fai sono due cose, chiedi due cose alla persona. Da un lato di descriverti cosa nota che le fa dire che ha 4 e non ha meno, e dall'altro che cosa fa che le fa dire che ha 4 e non ha meno. La persona ad esempio precedente mi disse per esempio che stava a 4 e non a meno perché non beveva tutti i giorni della settimana, perché quando beveva sì era troppo ma non era troppissimo come era stato in passato, quindi quando stava magari a 2 o a 1, e perché aveva cominciato a leggere dei libri di autoaiuto. Ecco, queste risposte hanno un grande valore perché la persona ti sta dicendo, e soprattutto sta dicendo a se stessa, due cose importanti. Sta dicendo che cosa sta facendo che già funziona ed è utile, e cosa ancora più importante, ti sta dicendo che ha delle risorse, che ce la può fare, che ce la sta già facendo, che è motivata, che ha qualcosa per risolvere il problema. Chris Iverson dice che questo è uno dei modi migliori per utilizzare la scala, uno dei più potenti, perché ti permette non di pensare al futuro, ma di identificare che cosa già adesso sta funzionando, di identificare, di far identificare, di far dire addirittura alla persona quali sono le sue risorse, quali sono le cose che ha, le carte di cui già dispone, non che deve prendere ancora dal mazzo o vedere se gli capiteranno in mano o tirare fuori dalla manica. Ce l'ha già in mano e te lo sta dicendo lei. Qui c'è un punto importante: non puoi liquidare la tecnica della scala in 5 minuti, non puoi dire alla persona cosa ti fa dire che stai a 3 e non meno, a 6 e non meno per 5 minuti e poi ok, tanti saluti. La devi approfondire, devi andare in profondità, devi insistere per capire che cosa la persona ha, le risorse che può utilizzare, che già sta utilizzando, e soprattutto per fargliele capire a lei. In poche parole devi dire alla persona: cosa ti fa dire che sei a 2 e non a meno? Ah, questo, e cos'altro? E cos'altro? E cos'altro? E cos'altro? E cos'altro? E cos'altro? E tra un cos'altro e l'altro devi esplorare approfonditamente quella risposta. Quindi se il cliente ti dice, per esempio, non lo so, sto a 2 e non a meno, perché nonostante tutto continua ad andare al lavoro, le potrai chiedere: ok, e che cosa noti che ti fa dire nel tuo andare al lavoro che sei a 2 e non a meno? Altra cosa importante, dovresti notare i comportamenti concreti, dovresti farle descrivere i comportamenti concreti. Se la persona, per esempio, ti dice sono a 5 perché mi sento relativamente sereno, le puoi chiedere: ok, che cosa fai che ti fa dire che sei sereno? Che cosa intendi per sereno? Che cosa noti che sei sereno? Questo ti dice sempre Iverson che è molto più utile perché è molto più facile andare poi a perpetuare dei comportamenti concreti piuttosto che replicare degli stati interiori. Cos'altro, lo dico io, nell'usare la tecnica della scala dovresti privilegiare la presenza anziché l'assenza. Se cioè la persona ti dice un'altra cosa che mi fa dire che sono a 4 e non a meno è che penso di meno a quella persona che mi ha reso tanto triste, tu le chiederai: ok,
pensi di meno a quella persona. E a cosa pensi di più allora? Cioè, in altre parole, se la persona ti dice mi sento a questo gradino e non a meno perché non faccio X, non penso a Y, non sento Z, tu dovrai chiederlo, ok? E che cosa fai allora? Che cosa pensi allora? Che cosa senti allora? Questo non è per interpretare, è più che altro perché è molto più facile rilevare la presenza di un comportamento che l'assenza di qualcosa, per spostare la sua attenzione su quello che sta facendo, su quello che c'è, piuttosto su quello che non c'è. Insomma, piccola panoramica su una tecnica molto utile, su un modo di utilizzare questa tecnica molto utile, che permette alla persona di elicitare, di tirare fuori le sue risorse. Provala, chiedi al tuo cliente dove si trova rispetto a un determinato obiettivo, chiedigli perché si trova lì e non a meno, e poi chiedigli cos'altro, 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 cos'altro.